Cos'è successo veramente alla festa dopo la finale del Grande Fratello? A rivelarlo sono i diretti interessati, presunti protagonisti della lite, Mirko Brunetti e Sergio Dottavi. I due hanno risposto ad una storia, che è stata poi cancellata, dell'esperto di gossip Amedeo Venza, che chiariva cos'era realmente successo. Il problema è che le versioni dei due ex GFini sono discordanti. Se da una parte Mirko ha negato tutto, accusando Amedeo Venza di usare il suo nome per farsi pubblicità, dall'altra Sergio ha confermato che la lite c'è stata. GF, nuovi retroscena shock sulla lite tra Mirko e Sergio alla festa. Secondo le ultime ricostruzioni pubblicate, e poi cancellate, da Amedeo Venza, durante la festa dopo la finale del Grande Fratello, Mirko Brunetti si sarebbe avvicinato minaccioso a Greta Rossetti, costringendo Sergio Dottavi a intervenire. Mirko si avvicinò a Greta e le fece: "Comunque voi donne siete tutte zoo asterisco asterisco ole", al che arrivò Sergio in quel momento, andò a prendere Perla e le disse: "Guarda che il tuo fidanzato vi ha dato delle zoo asterisco asterisco ole a tutte quante". Mirko voleva inveire contro Sergio. "Non ho mai detto niente per rispetto dei miei amici perché lì c'erano anche loro", ha scritto Amedeo Venza spiegando di avere fonti interne al locale dove è stata celebrata la festa. I due ex GFini hanno risposto a questa insinuazione. Ognuno ha dato la sua versione. Mirko Brunetti rompe il silenzio sulla presunta lite con Sergio. Mirko Brunetti ha scelto di replicare a Venza direttamente sui social. "È una totale invenzione come tutte le invenzioni che dici sulle persone che non ti vanno a genio, mentre a volte difendi persone che sono indifendibili", le accuse dell'ex GFino all'esperto di gossip. "Sono io che ti sto dando visibilità, altrimenti non metteresti le sponsorizzazioni nelle storie. Io non ho mai parlato male di nessuno o mancato di rispetto a nessuno. Oggi hai superato il limite". Questa è la versione di Mirko che ha negato la storia, mentre dall'altra parte, Sergio ha confermato tutto. La versione di Sergio. Sergio Dottavi, al contrario di Mirko, ha confermato la versione di Amedeo Venza. "Sto ricevendo numerosi messaggi riguardanti la vicenda della festa del GF. Confermo che i fatti riportati sono realmente accaduti, e non posso neanche far finta di nulla o negare perché non mi appartiene", ha scritto Sergio in una storia, con la quale forse sperava di chiudere l'argomento. La sua compagna Greta Rossetti, anche lei probabilmente invasa da messaggi di utenti che chiedono chiarimenti, ha deciso di tenersi fuori dalla vicenda. "La guerra non l'ho iniziata io, quindi vi chiedo per favore di non mettermi in mezzo", ha scritto.